Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola con Amazon Prime, la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Broderigno! Tra l'altro vi dico che i microfoni di là non fanno impazzire, non mi rompete il cazzo che fanno schifo perché cioè comunque si sente, l'importante è che si senta. Purtroppo pensavo di avere un cavo che purtroppo non avevo. Vabbè, quell'unico braccio che gli è rimasto. Ci saranno molti problemi discordanti stasera. Chi vuole capire, capisca. Chi non vuole capire, non capisca. Però ci saranno molti, molti, molti problemi discordanti. Un applauso. Ma è una scena raccapricciante da guardare. Sembra di essere nel reparto pediatria. Simone, Linda, 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 Linda. Abbiamo Linda. Non ti presento, perché poi sennò ti presento. Ah, no, poi dice tutto subito, sennò. Allora, io adesso come funzionerà? Avrete 5 minuti di tempo. Okay. Dopo i primi 5 minuti, Dan potrà decidere, allora, se garantirti altri 5 nascosto, minuti. Comincia a staccarti un cappello e cercare lestamente di lanciarglielo addosso, senza farti notare. Tipo, insomma, se non in maniera un po' dal basso, dice che di lanciarlo un cappello addosso. Potresti decidere, insomma, non ti piace. A Linda, è a Linda. Cioè, non farti vedere, tipo, fallo un pantiscatto. Dopodiché passeremo alle altre ragazze e poi lui sceglierà con chi andare avanti e quindi magari si approfondirà. Ok, comincia piano per lanciarlo. Io inizierei però prima con una domanda per te, Linda. Ok, Linda, dimmi tutto. Cosa ti piace di Dan a livello estetico, così a primo impatto? Non avete ancora parlato, lo vedi adesso per la prima volta. Direi che ha dei begli occhi. Ok. Beh, è vero, sono lo specchio dell'anima. Sono lo specchio dell'anima. Porca di quella puttana. Porca di quella puttana. No, cioè, avvicinati un po'. Un bel ragazzo. Beh, un po' povera come descrizione. Beh, bello. Vabbè, devo descriverlo più nel... Sì, voglio dire, ti dico una roba. Se uno metti, fai finta che facciamo al contrario. Ti piaccio? Ti piaccio o no? 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 Capito? Qualcosa... Deve essere più romantica. No, cioè, esatto, raccontami un po' meglio. Tu lo vedi, cioè, cos'è che ti colpisce di questo ragazzo dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell'aspetto? Cos'è dal che ti colpisce, oltre che una mazza? E ridi da solo. Un pochino proprio... Cos'è che ti colpisce, oltre che una mazza? Allora, sai, tipo, il figlio non lo... No, secondo, sennò poi capisci anche caratterialmente come sei. Hai ragione. Ok, ok. Cioè, tipo, che magari sta passando, mi giro, lo vedo... Mi urta proprio che ci sono due disabili. Che begli occhi che ha quel ragazzo. Quindi attirerebbe la tua attenzione se vedessi questa palla. Dai, questo. Ciao. Ok, va bene, lo capisco. Ok, perfetto. Tu invece rientra nei tuoi canoni estetici. Sì, da? Devo dire che ci farei proprio belle robe porche. Devo dire che sì, rientra nei miei canoni. Vabbè, sì. Ci farei proprio delle porcate, se devo essere sincero. Ci farei, scusate, delle porcate, se devo essere sincero. Allora, cerchiamo di mantenere un livello di rispetto. Hai ragione, scusa. Comunque, vi siete appena conosciuti. Non penso che se foste a un primo appuntamento in un bar, assolutamente no. E lei magari si alzerebbe se andrei. Cioè, sì, se uno ti dice così a un bar, così, magari, o basta che abbia gli occhi, magari rimani. No, vabbè. Nel senso. Sì, Ale sa calare le cuffie, ovviamente. Prenderei ben Andrei. Prendere, ovviamente lo sa. Vedi? Cioè, cerchiamo di non creare situazioni imbarazzanti. Io non posso andare. Cosa è successo? Come sono messo. Hai ragione. Va bene, facciamo iniziare lo speed date. Io mi taccio, magari intervengo. Però, insomma, ora la situazione è in mano vostra. Fate voi, mi dovete conoscere. Ogni tanto deve lanciare una caccola. Ogni tanto una caccola deve partire. Sì, abbiamo detto prima. Tu, Andrea. Suca! Scusa se ti do la sinistra. La mano degli infami. Vabbè. Sono nato infame. Sai che mi sono scopato l'ex di un mio amico? Cosa fai nella vita? Lavoro. Okay. Lavoro come commerciale, ma ho lavorato come anche commerciale, cosa vuol dire? Un po' di cose. Come commerciale, cosa vuol dire? Praticamente mi occupo delle vendite di un'agenzia. Ok, capito. E niente. Tu cosa fai nella vita? Io studio, faccio economia marittima e spaccio nel tempo libero. Mia città natale e spaccio. Vabbè, ci sto. No, sto scherzando, questa è una gaggona. È una gag. Ok, chiedi ad Alessandro dell'acqua, prendila e versatela un po' addosso per sbaglio. E proprio tipo, non sei capace di bere, ti sei dimenticato. Ma gli posso fare io delle domande? Ok. Certo, è un appuntamento. Allora, un appuntamento, non devo guardare a te. No, io allora dico che adesso arrivo lì. E ti sbaglio un po' addosso. Simone mi ha pagato un Uber, io sono venuto qua. Ok. Scusate. No, voglio capiamo. Tu come schiaffo in faccia e sei pronto. Un ragazzo la prima sera. Lasci che sia lui un pochino a guidare la conoscenza. Sei una che invece vuole guidare lei la conoscenza. No, parlo più io. Sei tu? Sei una che corteggia? Veramente. Non è che corteggio, ma mi piace capire la persona qua davanti. Ok, che cazzo, ma che cazzo vuole corteggiare questo? Poi. Esatto. Ok, cosa ti piace fare? In generale? Sì, nella vita. Bah, io ho un'impresa edile. Ho un'impresa edile. Alza un po' la voce. Mi piace, gestisco immobili di professione. Gestisco immobili professionali. Professione, un po' il mio. Sì, ho un'azienda, fatturo un bel po', ti devo dire. Quindi me la dai?
A te invece cosa piace? Beh, io faccio acrobatica aerea. Ok. Quindi è tipo pole dance, cerchio aereo. Ah, minchia, quindi balli sul tubo. Sul palo. Quindi balli sul tubo. Sul palo, sul tubo. Sì, sul palo. Sì, però non è che faccio la stripper, cioè faccio proprio lo sport. No, certo. Ah, sì, conosco. Bello, sempre stato appassionato. Sono sempre stata appassionata. Cioè, ci è sempre piaciuta. Questa cosa mi è sempre piaciuta. Poi posso dire che sei proprio bella. Però una cosa bella è che ti guarda, io ti faccio i commenti tipo te, come se sì, come se fossi l'allenatore. Sembra tipo il primo appuntamento. Ah, sì. Ma io ce l'ho duro. Cioè, alzo le mani. Io non esisto. Il primo appuntamento non c'è un piede al tavolo con loro. No. Ah, c'è quello che accoglie, che ogni tanto fa il tipo con la barbetta. Lui. Sì, io ce l'ho duro, io ce l'ho duro. Però sono una ragazza molto intuitiva. Ancora, io ce l'ho duro. Non era facile capire per un posto simile. Comunque, brava, quindi abbiamo io ce l'ho duro. Cioè, non è solo... Ancora, io ce l'ho duro. Beh, ho anche due lauree. Davvero? Sì, te lo dove l'hai comprata? Alla Cattolica. Ah, ok. Ci sta. 2000 euro una, l'altra un po' di meno. Beh, no, scusami, hai ragione. Che allora, comunque. In che cosa le hai prese queste lauree? Il linguaggio di media comunicazione. Ah, bella merda. Quindi in teoria dovrei sapere comunicare bene, abbastanza. Okay. Inglese? Speriamo, inglese. Parliamo in inglese. Inglese? Ok. Ok, how are you? No. Fine, thank you, and you? Fine. Ok. O cane o un cane? Di chi è il cane? Di... Mi bannano. Ti bannano, soprattutto. Ti bannano. Il cane. Arriva una persona che la porta laureata. Questi giochetti non è che si possano okay, fare. Ok, comunque dai, dimmi, qual è il tuo sogno più grande? Dimmi. Qual è il tuo sogno più grande? Il mio sogno più grande? Sì. Andare a vivere al mare. Ah, per bagnarti con l'acqua, tipo splash. Bagnarti con l'acqua, tipo splash. Sì. Ok, ok. Vivere dentro l'acqua, tipo una sirena. Ok, ok. Beh, sai, la faccio un po' da sirenetta. Beh, se vuoi io faccio un po' da sirenetta. No, no, lei ha una faccia da sirenetta, cosa c'entri tu? Scusate, sono un po'. Che urla? Ho sentito una voce di là. Vabbè. No, io volevo chiederti: sì. Cioè, come hai fatto, cioè, davvero a lussarti una spalla? Sono letteralmente caduto come un dal balcone. Però fa ridere. Dal balcone del secondo piano. Anche dal balcone queste del cose. Secondo piano, non lo dico perché mi vergogno, però effettivamente. Ma perché c'era praticamente un. Io sono un po' tipo i gatti. Appena vedo qualcosa che si muove, mi lancio. C'era un uccellino, minchia, l'ho visto, mi sono lanciato. C'era un uccellino, appena vedo qualcosa che si muove, mi lancio. Sì, sono fatto così. Sono mio... strano, però ci sta. Tu invece? Tra l'altro, sto mio amico. Ah, sì? Sì, te lo giuro. Ah, fai vedere la foto. Devo andare a prendere andare a prendere il telefono. Sì, sì, sì. Sta zitto. Assolutamente. Arrivo. Sto andando, sono contento. Ciao duro. Qualcosina. No, cioè, scusa. Ciao duro. No, è vero, che sfiglia. Oh, scusate, attenzione. È finito. No, sappiamo cosa significa questo suono. Il clistere. No. È il momento del cambio. No, semplicemente sono passati i primi 5 minuti. Okay. Quindi adesso in realtà aspetterà lui decidere se continuare. Però io voglio chiederlo anche a te. Per come avete conversato adesso, se questo fosse un appuntamento. No, ma non è così il format. Devi dire di metterle l'altra ora. Oltre altri 5 minuti con l'altra. Tua, al cinema non si parla. Però insomma, tu per com'è andata saresti interessata a parlare ancora con lui? Vabbè, beh, sì, dai. Sì, io penso che comunque il format sia 5 minuti a testa. In ogni caso, sempre solo 5 minuti. Sì. Adesso arriva. Sto divertendo, facciamo altri 2 minuti. No, arriva l'altra. 5 minuti. Dai, 2 minuti l'altra. 5 minuti l'altra. Battiti di all'Eterno Cristo Dio. 5 minuti l'altra. Quello che avevo capito era questo. Incazzati con all'Eterno, testa di cazzo. Io ho deciso così. Perché tu, ovviamente, fai sempre come cazzo vuoi. Sì, allora io. Il problema qual è? Il problema? La questione è che Simon non mi ha spiegato bene il format. Te lo sto spiegando io. Te lo sto spiegando io. Te l'ho appena detto. Allora, ragazzi, vuoi parlare con lei o non vuoi parlare con lei? No, è una merda. No, non voglio parlare con lei. No, non andiamo al posto. Ok, ragazzi, va bene. Mi spiace. Aspetta, dille scusa, scherzo. No, non è vero, scherzo. Ovviamente, non è vero. Scherzo, 5 minuti. No, devi dire, te ne devi andare. Ma no, te ne devi andare, però tra 5 minuti torni, davvero. Dai, adesso così la metto in difficoltà. Cerchiamo di rimanere seri, ragazzi. Vi ho detto qui se facciamo le cose fatte seriamente. No, 5 minuti l'altra, e poi torna lei. È per 5 minuti a testa. 5 minuti ma così adesso lei la mette in difficoltà. Come fa adesso a capire? Sa già capito che sono una persona politica. Innanzitutto, e questo è una relazione. Allora, facciamo finta che io non sono qui. Sì. Non roviniamo questo momento.
continua questo appuntamento e altri 5 minuti con lei, cerca però di dire delle cose che abbiano un senso. Va bene. Prendi per le palle la situazione. Questa ragazza, okay. Guarda che Linda, non è che aveva tempo da perdere stasera, aveva sicuramente tante cose da fare. Va bene. Allora, dillo. Non è che era casa. Senti, Linda, qual è la tua daily routine? Senti, Linda, qual è la tua daily routine? La mia daily routine? Sì. Mi sveglio. A che ora? Alle 9. Ok. Ciao. Mi alleno. Sì. Lavoro. Ciao duro. Sì. Mangio. Ancora. Esco. Ok. Ciao duro. Dormo. E poi c'è cioè, tipo di... Ok, va bene. E tipo la skin... Ora, ciao duro, schiaffo in faccia. La faccia ciao coreana. Cosa? Quella coreana, uso. Che cosa consiste? Mi lavo la... mi passo il detergente. Ok. Metto il tonico. Ora, ciao duro, schiaffo da una parte e dall'altra. Okay. Niente, mi trucco, basta. No, sì. Ce l'ho duro, steng. Poi mi trucco, non ci perdo tanto tempo. L'agitazione. Ok, ci sta, nel momento che invece dopo non la faccio, devo dire che è un bel passo. Okay. Allora, tu, a te ti interessa, cos'è che cerchi in un uomo? Cos'è che cerchi in un uomo? La skin è quella. La skin care. Sì. Sì, io faccio la doppia detersione. Prima oleosa, poi schiumogena. Okay. Ma tu hai una faccia da cazzo. Cioè, questa pelle a 43 anni. Hai ragione, va bene. Ma tu hai una faccia da cazzo. Ma tu hai una faccia da cazzo. Allora, dimmi... Qualche domanda? Cosa che cerchi in un uomo? Cosa che ti colpisce? Cosa che cerchi in un uomo? Cosa che ti colpisce? Che sia divertente. Ok. Cioè che non mi faccia annoiare. Bene. Questo è... Che caso è? Che caso? No, per ora non è che... Questo mi sembra un attacco, questo. Ma cosa che ha detto? Nel senso, mi sembra una bella frecciatina, no? Ah, che divertente. Io sono divertente? Ah, ok. No, stavo divertente. Parlando... Allora, se devo dire adesso, lui onestamente non si sta comportando bene, però anche tu, se ti un appuntamento, lanciare le tue frecciatine così, cioè... Ok. Magari stai attenta, perché magari lui è permaloso, capito? Io sono... Ora, piccolo tic, ce l'ho duro? Cioè, tu pensi che lui sia noioso? No, non penso. È passato questo, però, anche la chat... Anche la chat onestamente... Ciao duro! Sì, anche la chat lei un pochino eccessivo, dicono. Lei un pochino eccessivo. No, dai, non okay. Erano frecciatine. Allora, dimmi, però, tipo fisicamente, cos'è il tuo ragazzo ideale? No, però insomma, falli continuare. Ok, bene. Avete ancora un minuto e mezzo? Ok. Fisicamente qual è il tuo ragazzo ideale? Ma in realtà dipende. Da cosa? Cioè, tipo, fisicamente dici tipo palestrato, eccetera? Sì, fisicamente. Allora, di solito mi piacciono occhi chiari, capelli scuri. Adesso devi fare in modo che Linda e Alessandro parlino. Okay. Tu prendi il telefono e fai una foto a sgamo a Linda con il flash e tipo ti metti tutto nell'angolino e cerchi di fare una foto a sgamo. E basta. E ovviamente ti farai beccare, se sbaglio. Ok, fai parlare loro due. Cosa ne pensi? Di cosa? Parla un po' con Linda. Parla un po' con Linda anche tu. Fidati. Parla un minimo anche per conoscerla anche tu. Parlaci un attimo. Scambiamo le parole dalle spalle. Ti prego. Va bene. Ok, prendi il telefono in antisgamo, ti metti tutto nell'angolino e cerchi di fare una foto, ovviamente partirà il flash. Se tu non cogli... Prendi il telefono, apri la fotocamera sulla destra, c'è proprio sulla destra, tieni premuto, metti il flash, mi raccomando, e deve partire il flash in pieno. E ti svegli magari. Comunque, il tempo è finito. No. Grazie Linda, scusami, prego. Perdonami. No. Faccio quello che posso, ma qui siamo diciamo in una situazione di professionalità scarsa. Facciamo entrare c'è il flash. La prossima magari non sta al telefono. Hai ragione, scusami. Oh Dan, la foto adesso comincia già a fare subito la foto, di fare la foto ai piedi. Dan, intanto si vedrà perché c'è il flash. Però c'è gli stivali. Stasera. Andrea. Come suoi fare foto. Ok. Che bella che sei. Che bella che sei. Va? Tutto bene, tu? Che bella bene, che sei. Bene. Cosa fai? Non mi sente più. Un attimo. Per correttezza, iniziamo con le stesse toccati domande. Toccati il naso se mi senti. A Linda. Ok. Quindi okay. Vorrei da parte tua, Noemi, un parere puramente estetico sul ragazzo. Bel tatuaggio. Sembra la faccia da cazzo di mio padre. Non banale. Bel tatuaggio. Sembra la faccia da cazzo di mio padre. Simpatico. La volta la fotocamera mette a fuoco lui invece la mia faccia. No, scherzo, è così per rompere un po' il ghiaccio. Ho paura che mi sia estetico perché stai cercando di non prendertelo. No, anzi, posso dire, è proprio una bella ragazza, devo ammettere, sei molto bella ragazza, posso dirlo. No, ma devi darlo lei a te. Hai ragione. Ok. Allora, bello sguardo, intenso, un po' sfatto. Viaggio, sono fatto proprio. Sono fatto. Cioè, mi sei fatto serata. Sono fatto. Mi piace. Ok.
Sì. Belli vedenti. Sì, ti piace? Grazie, perché io prendo dentati piace, marciapiedi nel tempo libero, quindi vedi... Dentati marciapiedi nel tempo libero. Okay. Quindi... Effettivamente. Il sistema. Fai sorridi proprio di brutto. Ti piacciono i denti? Qual è il dente che ti piace di più? Il molare, il premolare? Fai vedere bene i denti. Grazie mille. Fai vedere bene i denti, proprio di brutto. Tutta la... I denti, sì. Ti piacciono? Quale di più? Avvicinati, quale di brutto? Quasi vale addosso. Ancora, di più, di più, di più. Alzati, 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 alzati. Di più, di più, di più. Cerchiamo di mantenere il pazzo personale. Scusami. No, alzati, vai di fianco a lei e mettigli i denti davanti alla faccia. Come? A te cosa piace di me? Alzati, vai di fianco a lei, mettiti i denti davanti alla faccia, devi vedere i tuoi denti, cazzo. Che in generale sei una bellissima ragazza. E sicuramente anche lo sguardo, devo dire che è uno dei tuoi punti forti, penso. Così su due piedi. E niente, a me particolarmente i tatuaggi non piacciono molto, però comunque se sono messi nel punto giusto fanno... Sì. Sono messi nel punto giusto? Ne hai altri nascosti? Ne hai altri nascosti? Sì. C'ho duro. Pam pam. C'ho duro. Dove? Ne ho due sull'inguine. Ok. E qualcuno sulle cosce. Quanti anni hai? Okay. Quanti anni hai? Non te lo dico. Come? Secondo te? L'anno è comunque tensione sessuale alle stelle. Mi fido. 23. Mi ritengo. Ok. Ci sta. Ah, perché ne hai di più? No. C'è una tensione sessuale incredibile. Vabbè, il piano 6. Ok, il braccio piano piano si avvicina sempre più di là a lei. In maniera strana. Guido Porsche, Toyota Ego. Ci sta colore? Bianco. Però è una, cioè, ne ho due di macchine. Veramente drago. Ne ho due di macchine. Veramente drago, infatti, ci sta. Sono due di macchine. È una Porsche Cayenne. Una Porsche Cayenne. Serio? Sì, te lo giuro. Sì, te lo giuro. Sì. Però adesso non posso guidarla perché ho la mano. Adesso non posso guidarla perché per te sì. Quanto è importante la macchina? Quanto pare tanto. Quanto pare tanto. Io c'ho un po' la della sua personalità, magari, no? Un po' la della sua personalità ti dice sì. Più altro del suo conto in banca di solito. No, vabbè, non necessariamente. Ci sono persone che hanno anche tanti soldi in banca. No, però ci sono anche persone che hanno tanti soldi in banca, però comunque la macchina normale, perché magari non ti interessa. Certo, questo è vero. Sì. Però... queste hanno una personalità buona. Sì, a me piacciono le macchine, quindi sì, ci sto. Preferisci l'Ego o il Cayenne? Il Cayenne. Ah, quindi un uomo con una bella macchina già acquista punti? Un uomo con una bella macchina già acquista punti. Vabbè, sì, adesso non esageriamo, però mi piacciono le macchine, mi piace magari una persona. Quindi se uno è tipo così, però c'ha una Lamborghini, no, già un 10. No. Ok, chiedile oggettivamente. Però se magari è un 9 e ha una bella macchina, può essere un 10. No, io non vorrei, anche per la chat, per il pubblico a casa, okay, diciamo, ripetere pedissequamente la dinamica di prima. Okay. Secondo me è interessante, facciamo finta. Sì. What if? Ok. In questo momento Dan è l'oggetto del tuo desiderio, cioè è proprio un uomo che ti piace. Ok. Ok, un uomo che ti piace, tu vuoi conquistarlo. Ok. Ok. In parte magari può essere anche vero, non lo so. Sì, alla fine sono io. Tu come ti comporteresti a un appuntamento con un uomo che ti piace? Cioè facci vedere come una ragazza cerca di far intendere che è interessata sostanzialmente. Chiaro. Guidi tu all'appuntamento, fai fare la domanda a lui. Ma io più o meno sto facendo quello che farei, credo. Ovvero? Okay. Perché tu inclini molto la testa. Vedo. Cerco di capire se il mio interesse è puramente estetico e di vibes, perché alla fine quello che mi piace molto nel ragazzo è la vibes che mi dà mentre mi parla, come mi guarda. Che vibes ti do io? C'ho duro, papà. Quindi magari cerco di conversare appunto come sto facendo. Che vibes ti do io? Non sei arrogante, però neanche troppo timido. Ok. Ci sta. Però oggettivamente, sì, cioè, se fossi povero, ti piacerebbe uguale? Mi piace il cazzo? Sì, abbastanza. Tanto? Sì. Oh, ok. Sono un tipo da stadio io. Sì. Io guardo lo stadio. Ma guarda, te non la prendo seriamente, lo stavo a chiamare. Basta, finita. Con il mio ex era fissato per il calcio e parlava solo di calcio. Era sempre il calcio. No, vabbè, non è sempre tutto calcio, okay, però quando c'è da... Ecco cosa? Lo stadio, sì. Ma perché sono stato a San Siro, mi sono divertito un sacco, quindi... Come si chiamava? Scarpolate non l'ha più fatta, il braccio l'ha fatta. Andrea, quanto è durata la storia? Allora, un paio d'anni. Un paio di anni. Come c'è la tua storia più lunga? Un paio d'anni. Magari confrontatevi sulle vostre storie passate. Vabbè, ok. Fai parlare la sua storia, ma... L'ha lasciato tu, lasciato lei? Ci siamo lasciati insieme. Ok, come un accordo. Siete rimasti in buoni rapporti? Ciao! Anch'io sento rimanere in buoni rapporti. Assolutamente. Sì, no, è la cosa più importante. Ma voglio interrompere un attimo. Vorrei capire, se io fossi povero, ti piacerebbe uguale? Ci sono cose poi eccessive, però... Voglio interrompere un attimo. Se io fossi povero, ti piacerebbe uguale? Assolutamente sì.
Non è una cosa che mi interessa. Cioè, secondo te a cena chi è che deve pagare, l'uomo o la donna? Perché tanto anche se fossi ricco non mi farei mantenere. Okay, ma secondo quindi te a cena chi deve pagare, l'uomo o la donna? Pagherei io, sinceramente. Perché? Sei ricca? Per tutti? Perché sei ricca? No, non perché sono ricca in realtà, ma perché sai, è un po' quella cosa di dire... Non so, se paghi tu è come se ti mettessi nella posizione di aspettarti un qualcosa in cambio. Mi sento tranquilla, cioè pago io per me stessa, più volentieri pago anche per te. Però sono a posto così, sì. Okay. Anche con gli amici tendo a pagare io, okay. Mi piace pagare. Ok, ma se, quanti soldi hai in banca, dai, sincera? Vuoi portarci tutta la sera? Quanti soldi hai in banca, dai, sincera? No. No, ma oggettivamente mi trovi più piacente a me o a lui? Tu quanti soldi hai in banca, scusami? No, come? Senti, quanti soldi su quella domanda, idiota. Non si dice, parla già. Oggettivamente macchina. Trovi più bello me o Alessandro? Ho un cascai, molto umile, semplice. Semplice. Oggettivamente, io non... Oggettivamente trovi più bello me o Alessandra? Tu. Oh. Okay. Oh. Suca, Ale, suca, suca. Suca. Dobbiamo metterla a questo punto di vista. Occhio. Guarda, io non sono competitivo. Neanche io sono competitiva. Cioè, con me stessa molto, con le altre ragazze no. Ok, ora diventa presente il giochino, quello che si fa con le mani, quello dove bisogna battere il pollice? Hai presente? Ok, quel giochino lì. Diventi pazzo per quel giochino. Cerca di farlo e diventi un bambino. Sì, sì, ho vinto, sì, sì, godo, sì, sì. Cioè, il giochino quello dei pollici, quello che devi riuscire a schiacciare il pollice quello contro il tuo. È palese. Okay. Però è inutile fai? Che. Scusami. Nel tempo libero cosa fai? Allora, nel tempo libero. Fai quel giochino, io, fai quel giochino. Diciamo che mi diletto in diverse cose, come per esempio, che ne so, uscire con gli amici, solite cose, no? Okay. Giocare ai videogiochi. Ma Netflix o discoteca? Idiota, una mano, guarda, ne basta una. Tra tutte e due io veramente non saprei dove battere la testa, mi fanno abbastanza cacare. Ok, locale, bevuto, sì, casa con gli amici. Esatto. Okay. Non ha capito la mano, non ha capito il gioco probabilmente. E... Io tra le due discoteca, perché non sono una troppo da film, non guardo troppo televisione. Ah no, come mai? Se devo guardare un film magari guardo qualcosa. Non so, mi sembra di perdere tempo. Se devo guardare un film, magari guardo qualcosa, che ne so, di un po' cult, che quindi mi interessa aver visto, ecco, perché magari mi interessa qualcosa. Esatto, bravissimo. Sentito l'ultimo pezzo di Pachi? Altrimenti locale, bevute, sì, ogni tanto discoteca, mi piace. Hai sentito l'ultimo pezzo di Pachi? L'ultimo pezzo di Pachi? Ho sentito l'ultimo, mi piace tantissimo, l'ho ascolto tanta musica. Oh, devo prendere la pizza, scusate. Per dopo? No, io quella del giorno dopo prescindere, oppure no, quella sì sì però no la Yasminella Yasminella sì. Anch'io mi dava problemi, mi dava tensioni idriche, mi dava tensioni idriche e poi mi interrompeva il ciclo, cioè non avevo il periodo ristop, non funzionava simile, ero nervosa, un dramma, problemi, sì. La mia amica ha dato anche depressione, figurati, sì, ecco, gli ormoni non si scherzano. Ah no, non si scherzi. Allora è finito il tempo e ora tu devi dirci, chiediamo prima, tu noi mi andresti avanti? Sì sì sì, esatto, cioè, è tua. Tu invece? Io voglio andare avanti. Ma io voglio andare avanti. Perché oggettivamente io stasera non so che cazzo fare. Quindi in hotel. Io oggettivamente stasera non so che cazzo fare. Quindi. Ah, quindi giusto no, per no, proprio. Intendo cioè, dopo. Altrimenti se avessi. Intendo di... dopo. Scusami, io sono molto diretto. No, no. Io sono molto diretto. Giusto. Cioè, ti giuro, ma veramente mi fa un bel effetto. Ti giuro, ma veramente. No. Noemi, tra le tante cose che fa, ha un profilo su OnlyFans. Sì. Cosa pensi? Ah, veramente? In una tua eventuale relazione con lei. Ok. Io non ce la farei mai. Io non ce la farei mai. Davvero? Ma che foto metti? Che foto metti? Che foto metti? Su Ali, foto per cui valga la pena ovviamente pagare per essere vista. Eccoci quindi qua. Sono nuda. Eccoci qua. Addi. La solita storia. Non sono gamba. La solita sono. Storia. Tipo? Ma l'ho aspettato dietro, non sapevo del tuo bigottismo vivi nel 2009, tu come scusa? Niente, dico l'ho aspettato dietro, però adesso era giusto mettere in campo, penso, sì, giusto. Cosa, perché... No, bene. E... Vuoi un esempio, tipo? Ma, no. Cioè, non che mi metto nuda, però no, ti no, vedere no, come è che mi devi far vedere, semplicemente... Magari fargli vedere una puoi fargli vedere una foto? Ti posso far vedere una foto. Ok, magari non facciamola vedere in camera, gentilmente. Capisci, la gente non male. Allora, Dan, forse sarebbe peggio se lei ti facesse vedere una foto di Stradella, no? Dan, adesso vedi la foto, la guardi e fai, minchia che cesso, madonna che aborto. E poi dici, scherzo. Sei uno di quelli che dice, io guardo il porno, ma non starei mai con una ragazza che fa OnlyFans. Cioè, sei figlio di questa ipocrisia? Sei figlio di questa cosa? Mi verrebbe un po' difficile, ma non tanto per il discorso in generale, ma più per una cosa personale. Nel senso, non ce la farei proprio. Cioè, pensi che lei perché fa OnlyFans è una prostituta? No, assolutamente no. Okay. Non pare che questa cosa sia uscita dalla mia bocca. Da quando mi ha detto sta roba hai cambiato atteggiamento? No, non è assolutamente vero. Cioè, come se tu avessi detto lei che è un appunto. Stessa cosa. Cioè, quindi per favore datti un contegno e cerchiamo di... Va bene.
Occhio. Un po' di rispetto. Già prima stai facendo andare via. Dilla. Minchia che c'è adesso. Grazie. Scherzo, sei bellissima. Scherzo, sei bellissima. Sì, sei bellissima. Occhio, 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 occhio. Infatti ci ho pensato dopo. Geniale, grande. È geniale. Quindi, però spiccioliamo il tema. Cos'è che non ti va bene di un... Parliamo. Questo è un po' sfocato. Allora, sei geloso? In una ipotetica relazione sicuramente quello influisce. Sì, certo. Quello purtroppo influisce. Ma perché sei geloso? Beh, sicuramente non è bello, bello al mondo. Secondo me. Toccati il naso se nella foto era nuda. Altre persone che possono vedermi nuda. Toccati il naso se era bannabile, se si fosse vista un po'. Come? Non possono avermi. Toccati il naso se secondo te non è bannabile. Non posso vedermi. Guardare ma non toccare. Magari eccitante. Sì, però non sono... sono quel tipo di persona, a me sinceramente darebbe ecco, io una roba, sono bisessuale, a te darebbe fastidio? Ecco, io una roba, sono bisessuale, a te darebbe fastidio? No. Però, cioè, tipo, 99% cazzi... Anch'io sono bisessuale. Come? Tu puoi essere bisessuale e non puoi vendere le sue foto. Tu lo sai che qualche anno fa c'erano persone che come te adesso hai pregiudizi su quello che fa lei, hanno pregiudizi sulla tua sessualità. Ok, di lei. Tu, Noemi, come si chiama? Preferiresti... Perché se sono bisessuale... Però tu la giudichi in base alla... Preferiresti una figlia bidella o OnlyFanser? Semplicemente... No, devi dirgli, anzi, cioè, sai che c'è un coglione così sentito che ha detto io preferisco una figlia che fa la bidella piuttosto che OnlyFanser, cioè che fa l'OnlyFanser piuttosto che bidella. In generale, dico, in una relazione sei geloso? Ma tendenzialmente non troppo, nel senso il giusto. Però sotto questo profilo qua sicuramente... Allora devi dire, c'è un coglione che pensa che... Che pensa che praticamente le tipe... Cioè meglio avere una figlia OnlyFanser... È meglio avere una tipa che bidella, una figlia OnlyFanser che bidella. Cioè, così è troppo. Sono d'accordo, perché magari se fa l'OnlyFanser è più felice. Se fa la bidella. Oh, è fiero Alessandro, tutto tronfio. Per me è importante che sia felice. Sto pensiero, no. Allora, a parte il fatto che una ragazza, se tu hai una fidanzata, una relazione che ha OnlyFans, ti fai portare un hotel 5 stelle, sì. ti fai viziare un pochino, cioè magari ti fa anche bene perché vedo un po' teso, no? Sì. Però io... Chiamala Francesca la prossima volta. Tu smetteresti di fare OnlyFans? No. Pur di... Madonna proprio. Mai. Francesca. Io prendo le mie scelte solo in base a me stessa, sono piuttosto egoista su questo. Chiara. Sono piuttosto egoista di questo. Chiara. Non lascerei quello che faccio per un ragazzo. Chiara. Ma allora, invece, visto che siamo entrati in questo tema, usciamo dal tema OnlyFans. Sì. Secondo me adesso siamo nel 2024. Posizione preferita a letto? Quando si conosce una persona, si parli apertamente di sessualità. Certo. Posizione preferita a letto? Beh, non è un... Non dipende dal momento. Doppia delle Iene, l'avrei fatto... Cioè, tu no. Se hai un appuntamento con una e parti così. No, magari... Beh, cosa c'è? Nel senso... Vabbè, gestiscila come vuoi, scusa. Anch'io sono un po' bisessuale. Ok. Appunto, io tanto bisessuale. Io tanto bisessuale. Comunque, tu tanto bisessuale, cioè proprio un 50-50 per te? No, 90-10. Con un ragazzo quanto con una ragazza? 90-10. Quindi zero bisessuale. No, 90% uomini. No, 90% uomini. Ah, ok, quindi avresti più volentieri una relazione con un ragazzo? Io e Alessandro, ragazzo qua a fianco, abbiamo avuto un rapporto. Io e Alessandro, questo ragazzo qua a fianco, abbiamo avuto. Ma lo sanno tutti anche pubblicamente. Ma lo sanno una relazione. Pubblicamente. Non è una relazione. No, non è una relazione. Ecco, io tipo rapporti con l'altra ragazza, ok, però una relazione non ho ancora deciso come la vedo a riguardo. No, ma se mi viene sempre più in mente una ragazza. Un uomo, onestamente. Si può mai sapere. Io con una donna farei fatica ad avere una relazione. Più che altro perché si truccano troppo le donne. Vago perché mai dire mai. Più che altro io avrei fatica ad avere una relazione con una donna perché si truccano troppo. Cioè, posso dire, il trucco è da debellare. Che schifo, sbatti contro il tavolo. Si deve debellare. Il trucco. Il trucco. Ah, ok, ci sto. Io non mi trucco molto. Incazzati. Io odio il trucco. Posso dirlo pubblicamente? Odio il trucco. Io posso dirlo pubblicamente. Odio veramente il trucco. Sì. Lo odio. Lo detesto, è una cosa che mi manda fuori di testa. A me non è una passione chissà quanto. Pompatevi ghirlande di Maria Sofia. Le ore a truccarsi, però mi piace il risultato, quindi mi trucco. Okay, no, quello ci sta. Comunque posizione preferita a letto, magari mi piace anche star sopra in dei momenti, però tipo nel momento clou deve essere lui che... Momento clou cosa intendi? Pensa a me. Momento clou cosa intendi? Quando mi prende bene. Il momento che si prende bene in che senso? Sul finale. Ah, la sborrata, ok. Ah, ridi. La sborrata, ok. Ho capito, okay. Va bene.
Vabbè, ah Ale, scusami, qualche volta sai che parte. Su questo non si può dire nulla. Mi piacciono gli uomini eleganti. Sì, molto. Okay, okay. Beh, no, mi sono questo... eleganti, volevo intendere l'eiaculata. Lo schizzone. Io ti chiedo sempre di comportarti come se fossi davvero un appuntamento. Io non penso che tu... Io farei così, te lo giuro. Io farei così. Cioè, quando noi siamo usciti la prima volta, non è che tu parlavi... Ma io già volevo scopare. Allora, forse tu gli piaci di più. Però io ti ripeto. Capito? Ti ripeto quello che ho detto prima. Capito? La pelle è perfetta, tra l'altro. Ripeto quello che ho detto prima, sono 90-10. Dopo mi consigli quale? Sono 90-10 io. Sono molto 90 da quanto mi ricordo tu. infatti l'approccio è stato diverso, se ben ti ricordi. Però vabbè, c'è sempre questa tensione tra di me, è una cosa normale, vedete, la prova, non voglio entrare. Ok, senti. Mi sento un po' tipo la terza incontro. No. Qual è la cosa più strana che ti è successa a letto? Qual è la cosa più strana che ti è successa a letto? Più strana, più che altro, più a me non riuscire a dormire. Il mio ex si è rotto il filino, adesso non mi ricordo il nome tecnico. Il frenulo. Sì, cosa è successo? Un lago di sangue, io il panico più totale, capito? Le urla, il sangue, il panico. Che mi interessa. Questo, si è rotto, le urla, il panico, il sangue, questo. Oh mio Dio, stai per morire, cosa ho fatto? È stato più o meno così, poi si è fermato e... Okay, a me stava per rompersi con Alessandro durante la porta anale. C'è un momento stava in cui... per rompersi con Alessandro. Ok. Durante la porta anale. Siamo... No, però seriamente c'è stato un momento in cui lui praticamente era piegato a 90 e si agitava tanto. E si agitava tanto. No, non hai capito. Ma si è rotto o non si è rotto? Lui. Sì, si è rotto. Ah, si è rotto? Si è rotto. È successo il bello. Come? È stato piacevole anche quello? No, è stato piacevole per entrambi. Cosa hai capito niente? No, ricordo, ma sangue fa anche impressione, ma tu ma perché devi parlare di me? Cioè, no, infatti, scusa. Ma cosa fai tu di lavoro, quindi? Io studio. Una, come ho detto cosa prima, detto? Un SRL di me. Un'impresa edile. Sì, infatti il cappellino era un po' quello che dovevo portare in scena. Mi aspettavo invece che Off-White magari di Trapstar, però ci sta. Però poi con la grana che si fa con lo scaccio. Off-White. Scherzo. Ovviamente. Ma senti un attimo, qual è la cosa che se un ragazzo facesse durante il primo appuntamento tu proprio lo cestineresti? La cosa che se un ragazzo facesse durante il primo appuntamento tu proprio lo cestineresti? Oltre che darti un cartone. Avere pregiudizi. Oltre che darti un cartone. Vabbè, oltre quello, sì. Avere pregiudizi non solo nei miei confronti, ma nei confronti proprio delle persone. Tipo, sai, mi sono antipatiche le persone che la pensano come la società. Cioè, la società dice così, quindi quella è la cosa giusta. Okay. Però questa è una roba che detesto e che voglio stia più lontana possibile da me. Per esempio quelli che pensano che non sarebbero mai con una donna con le fans. Vabbè, ok. Cioè, a me non può dar fastidio che una donna mostri le sue zinne online. Cioè, a me non... Magari non c'è una cambiare idea. Ragazzi, c'è una cosa che per me è molto interessante e aiuto due persone a conoscersi nel profondo. Sì. Faccio partire un timer, facciamo 2 minuti in cui vi guardate negli occhi senza parlare. Allora, okay. Vi guardate senza parlare. Adesso. Falli fare. A me purtroppo... Adesso ti faccio fare il viaggio astrale qua. Dan, allora ti stai cominciando ad agitare, gli occhi cominciano ad andare un po' potenti, il naso si muove, ti stai agitando Dan, ti stai cominciando ad agitare, muovi forte gli occhi, la bocca si deve muovere, devi avere degli spasmi, non stai bene, stai cominciando a stare male Dan, al mondo stai cominciando a stare male, sei pronto, tra pochissimo stai per andare dietro, grattati forte la faccia, non stai bene, 3, 2, 1, viaggio astrale, ora! Ho trovato una persona che sbatte gli occhi più volte di me. Ho visto. E tra l'altro anche sbatte gli occhi tantissimo, ma non quanto lui. Sembrava volesse ucciderti lui, nel senso da come ti guardavo. Sono stato tranquillissimo. Sembrava di averlo messo in panico. Sì. Ok, non ti riprendi, non ti riesci a riprendere. Era un po' l'anno. Sì, hanno retto il colpo. Sei vivo? Posso colpirti? È una cosa seria. Ok, torna normale, Occhio. Non ha retto il mio sguardo. Ok, no, comunque posso dire, è uno sguardo veramente penetrante. Hai veramente uno sguardo penetrante, posso dirlo. Sì. Il 90% della tua sessualità ha apprezzato. Sì, no, ma gli occhi sono occhi. Ma a te è mai capitato durante un appuntamento di essere tu a baciarlo, il ragazzo? A te durante un appuntamento è mai capitato di essere stata tu a baciare un ragazzo? Comincia a farle piedino, piedino. Ma tipo... Consigliate in chat cosa avete cosa fargli fare. Così, preso alla sprovvista. Comincia a far piedino, a far piedino. Sì, abbastanza. Poi se lui se lo aspettava meno, ancora, questo ancora. Non lo so, però piedino, pesante, piedino, sì. Piedino.
Non so se mi stai pestando o pestando il piedino. La seconda, baby. Volevi fare tipo una cosa del genere? Oh. No, no. Ok. No, no. Minchia, lei lo sta mangiando vivo. Volevo sporcarti le scarpe. Un attimo, anche lei. Sputo in faccia. Sì, che sputare in un occhio, vuol dire. Ok, parlate un attimo voi due, che tu intanto preparati per la foto col flash. Sto cercando di... Quindi tu non hai tatuaggi? Fai parlare lei, Alessandro. Io non ho tatuaggi, no. Penso né piercing. Alessandro, tu cosa ne pensi dei piercing? Fallo parlare un attimo. Cosa ne pensi dei piercing? Cosa ne pensate dei piercing? Parla un po', parla un po'. Cioè, fai un discorso lungo, fidati. Fai un discorso... Io sto fatto questo. Ma io non esisto. Tu hai il piercing alla bellico. Che ce l'avevo tolto. Okay, raccontaci qualcosa, Alessandro. Mi serve un attimo del tempo. Raccontaci, scusami. Qualcosa, Alessandro. Cosa vuoi che ti racconti? Quello che vuoi. Mi serve un attimo del tempo. Faglielo capire. Mi serve un attimo del tempo. Per cosa devi fare? Mi serve un attimo del tempo. Va bene, facciamo. Chiediamo. L'ha fatto emozionare, forse. Mi sei emozionato? Mi serve un attimo del Alzati tempo. Alzati in piedi un secondo. Ma che scena abbiamo visto? Ho pensato che aveva gli occhi. Ho pensato. Si guardavano. Sembrava che lui volesse baciarti. Era così? Allora ragazzi, se volete baciarli per me, cioè, dai, io un bacio io da lei. Tu vorresti baciarla? Ma in verità no. In verità sì. In verità sì. Scusa, posso? Me lo dai un bacino? Me lo dai un bacino? No, no, non a lui, lei. Sono qui per voi oggi. Ok. Secondo me allora ti dico una cosa su lei. Ok, mentre parla, la foto col flash, la foto col flash a sgambo, veloce. Molto non arrogante. Fatto col fascia sgambo. Mettiti tipo tutto all'indietro con tutto inclinato. Però un timidone, capito? Adesso visto si è parlato di bacio. Metti il flash, attivalo. Certo. Cioè, non affronta la situazione. Senso. Ti sta facendo le foto ai piedi, secondo me. No, ma. Ma io stavo bene. Ma cosa stai facendo? Va bene tutti, però. Si era creata. Arrivano giù, arrivano giù a prendere questa roba, no? Ero anche arriva. Di orgoglio, perché eravamo arrivati a creare, secondo me, una situazione con meno di tensione romantica, no? Possiamo dirlo. Non voglio dire tensione. Scusate, oh, salute. Salute. Grazie. Stronzi. Ma magari c'era un po' di tensione sessuale, non lo so, ma romantica. Piedino. Romantica. Tu hai davanti a te una ragazza che tu consideri attraente. Io no, ma sto chiedendo a te. Sai che mi metti ansia? Scusami, me ne vado. No. Allora, senti. Sono qui per questo. Francesca. Ti sto dicendo, io chiedo alla chat. Chat, voi in una situazione del genere, di fronte a una ragazza che voi la trovate attraente, Noemi, ok? Che vi dice, sembrava volesse baciarmi. Io dico, ma cavolo, avresti voluto baciarla? Cioè, nel senso, stavamo andando in una direzione. Se tu ti tiri indietro, sono un attimo confuso. Va bene, ok. Io però più che, cioè voglio dire, più allora, che metterti i semini. Metti la mano sul tavolo e dimmi un attimo la mano, metti la mano la tua sopra la sua. Giusto. Cioè, se non penso sono stato bravo, mettila sopra. No, girala, tipo sopra. No, la sua, girala. Girala la sua mano. Oh, deve avere la mano tipo come quando si tiene al ristorante, una sopra l'altra. Oh, così. Ok, mettila sopra. Cosa sa? Mettila sopra tu. Di a lei di metterla sopra. Mettila sopra. Ora di colpo fai bam! E la sopra fai, sì, ho vinto, sì. Ho vinto. Non si crede, raga, mi sono impaurita realmente. Tu sei pazzo. Tu fai. Scusami, era... mio nonno me lo faceva questo giochino, sempre perso con l'occasione. Ok, mio nonno quel caprone. Come? No, niente. Okay. No, posso dirti, Francesca? Beh, allora, Francesca. Posso dirti, Francesca? No, posso dirti? Posso dirti? Francesca? Chi è Francesca? Noemi. Ah, mi chiamo Noemi con la Y, tra l'altro. Ah, veramente? Ma sulla identità? Sì. Noemi, posso dire che ti trovo una persona estremamente interessante. A parte gli scherzi, le gag, mi piacerebbe davvero conoscerti più nel profondo. Sì. A parte gli scherzi, Noemi. Sì, mi piace. A parte gli scherzi, comunque, ti trovo veramente una persona molto interessante. Mi farebbe piacere conoscervi più nel profondo. È già qualcosa. No, davvero, cioè, a parte gli scherzi, le gag, ovviamente qua siamo in un contesto che non ce lo permette, però io ti spaccherei. Cioè. Ok.
parte che questo è un contesto che probabilmente non ce lo permette. Però io ti c'è. Ovviamente ti spaccherei. Ok. Ma? Non dire niente. È ancora una volta per lui. No. Ma? Vabbè, fermo un attimo. Si è buggato, raga. Non dire niente. Di quello che vuoi. Dai, minchia, mi stai facendo una dell'ansia. No, che tensione. Scusami, ho quei momenti di... Una tensione un po' eccitante? O... No, tensione ok, ansiosa. Adesso sono io la tua coscienza. Bene, non va bene. Non va bene. Lo so. Piano piano, con quella mano, cioè, falla arrivare sempre più verso di lei, cioè come se ti stendessi sul tavolo, ma senza farti troppo notare, come se volessi prenderla, piano piano. Sì, hai ragione. Mentre parli con Alessandra, esatto. Avvicinala piano piano, esatto, così, continua. Così che sei maleducato, magari. Ti farò allungare la mano. Sono maleducato. Bravo, continua così, continua, bravo. Devi arrivare a toccarle il gomito, ok? Però senza farti notare. Piano piano, facci di arrivare. Sono solo disturbante sulle tue intenzioni. Avvicina, che intenzioni è? Per piano, in che piano, senso? Cosa... Non completa le frasi. Ok. Esatto. Completa le frasi. C'era un ma. Piano, avvicina, ti piano. Che messaggio è passato, quindi? Che sei confuso. Sei così confuso da attaccarmi da solo. Era colpirmi. Sei così confuso da colpirmi da solo. Non so, adesso vediamo anche la chat. Per me il tempo è finito. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Faccio na na na, ma non posso fare poi le cose, sì, quelle che dici, ma come possiamo fare se pensiamo come...